Oggi per la prima volta si è riunita l'assemblea costituente del partenariato regionale pubblico-privato che sta dando vita all'iniziativa del primo parco mondiale policentrico e diffuso dello stile di vita mediterraneo. Caltanissetta ha ospitato circa 100 amministrazioni più i soggetti privati, c'è stata una grande adesione. Siamo contenti di questo perché innanzitutto si rileva l'esigenza del territorio di essere presente e di incidere nelle prossime scelte anche di investimenti sul territorio. L'abbiamo capito durante tutti gli interventi, sono state poste problematiche più che altro legate all'iter, alla governance, quindi tanti interventi utili. E per questo che è un inizio che ci porterà poi alla definizione, alla concretizzazione del progetto del parco. E oggi sono presenti quasi il 100% delle amministrazioni che hanno sottoscritto l'adesione, che hanno aderito al parco. Amministrazioni che vengono da tutte le province, da Agrigento, da Catania, da Palermo, da Enna e dalla nostra provincia. Tutte delle amministrazioni sono state invitate, già lo hanno fatto in parte, già sono pervenuti circa 100 progettualità nella fase precedente. Ora nei prossimi mesi programmiamo l'allargamento del partenariato a circa 150 territori. Ricordo che quando parliamo di territori non parliamo solamente delle pubbliche amministrazioni, ma parliamo di tutta la comunità, di tutta la cittadinanza, delle associazioni e del mondo delle imprese. Proprio per questo già a Caltanissetta abbiamo varato il patto di comunità e prossimamente ci saranno delle riunioni con i soggetti aderenti e si invitano tutti a fare richiesta di adesione in maniera tale da poter pianificare lo sviluppo del proprio territorio. E così oggi è stato anche comunicato a tutti gli altri partner dal soggetto capofila che è Caltanissetta di fare la stessa cosa, quindi alla fine ogni comune attiverà questo percorso con i soggetti della comunità e quindi sarà una grande operazione comunitaria di questa grande area vasta. Abbiamo avuto anche la testimonianza del Presidente della Regione che ha voluto sottolineare la sua vicinanza al percorso progettuale, ovviamente oltre che sposandola integralmente ha comunicato che l'amministrazione regionale è a completa disposizione di questa progettualità e per essere a completa disposizione significa che tutti gli uffici regionali vengono allertati su questa progettualità per condividere il percorso e per essere per agevolare velocemente i vari passaggi. E poi il mondo dei privati, oggi erano presenti anche i partner sia delle amministrazioni dello Stato, era presente il sovrintendente, il parco archeologico, il CEFPAS e tanti altri soggetti, ma anche il partenariato dei privati a livello regionale, quindi vi era la presenza di molti GAL, di distretti, del cibo e di tanti altri soggetti. Quindi questa operazione è partita, la stiamo comunicando adesso a gran voce proprio perché è partita e quindi vede capofila Caltanissetta, epicentro, soggetto epicentro e soggetto garante del progetto e nei prossimi mesi vedrà il completamento progettuale ai fini della presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di una grande progettualità di sistema sostenibile che non crea carattere nel deserto ma che punti a creare economia, a creare rapporti fiduciari, a creare comunità.